Vangelo di questa domenica presenta la conclusione del discorso della montagna, dove il Signore Gesù, attraverso la parola delle due case, costruite una sulla roccia e l'altra sulla sabbia, invita i discepoli ad ascoltare le sue parole e a metterle in pratica. In questo modo ricolloca il discepolo il suo cammino di fede nell'orizzonte dell'alleanza, costituita dalla relazione che Dio intesse con l'uomo attraverso il dono della sua parola, entrando in comunicazione con noi. Il Concilio Vaticano II afferma: Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e a metterli alla comunione con sé. In questa visione ogni uomo appare come destinatario della parola di Dio, interpellato e chiamato ad entrare in tale dialogo d'amore con una risposta libera. Gesù è la parola vivente di Dio. Quando insegnava, la gente riconosceva nelle sue parole la stessa autorità divina. Sentiva la vicinanza del Signore, il suo amore misericordioso, e rendeva lode a Dio. In ogni epoca, in ogni luogo, chi ha la grazia di conoscere Gesù, specialmente attraverso la lettura del Santo Vangelo, ne rimane affascinato, riconoscendo che nella sua predicazione, nei suoi gesti, nella sua persona, egli ci rivela il vero volto di Dio e al tempo stesso rivela a noi stessi, ci fa sentire la gioia di essere figli del Padre che è nei cieli, indicandoci la base solida su cui edificare la nostra vita. Ma spesso l'uomo non costruisce il suo agire, la sua esistenza su questa identità e preferisce le sabbie delle ideologie, del potere, del successo, del denaro, pensando di trovarvi stabilità e la risposta alla insopprimibile domanda di felicità e di pienezza che porta nella propria anima. E noi? Su che cosa vogliamo noi costruire la nostra vita? Chi può rispondere veramente all'inquietudine del nostro cuore? Cristo è la roccia della nostra vita. Ed è la parola eterna e definitiva che non fa temere ogni sorta di avversità, ogni difficoltà, ogni disagio. Possa la parola di Dio permeare tutta la nostra vita, pensiero e azione, così come proclama la prima lettura della liturgia odierna, tratta dal libro del Deuteronomio. Porrete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, e ve legherete alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi. Cari fratelli, vi esorto a fare spazio ogni giorno alla parola di Dio, a nutrirvi di essa, a meditarla continuamente. È un prezioso aiuto anche per mettersi al riparo da un attivismo superficiale che può soddisfare per il momento l'orgoglio, ma che alla fine lascia vuoti e insoddisfatti. Invochiamo l'aiuto della Vergine Maria, la cui esistenza è stata segnata dalla fedeltà alla parola di Dio. La contempliamo nell'Annunciazione, ai piedi della croce e ora partecipi della gloria del Cristo risorto. Come lei, vogliamo rinnovare il nostro sì e affidare con fiducia a Dio il nostro cammino. Angelus Domini nunciavit Mariae. Concepite Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum.
benedictus tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Et mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabile in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Così ci facciamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infonde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, Filio e Spirito e Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, Filio e Spirito e Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, Filio e Spirito e Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et nunc perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Continuamente e con grande apprensione le tensioni che in questi giorni si registrano in diversi paesi dell'Africa e dell'Asia. Chiedo al Signore Gesù che il commovente sacrificio della vita del ministro pakistano Shahbaz Bhatti svegli nelle coscienze il coraggio e l'impegno a tutelare la libertà religiosa di tutti gli uomini, in tal modo a promuovere la loro